In Ucraina cresce l'allarme per una nuova e imminente offensiva russa in coincidenza del primo anniversario della guerra. Dopo le informative dei servizi segreti occidentali, secondo le quali Mosca starebbe dispiegando navi e sottomarini con armi nucleari tattiche nel Mar Baltico e starebbe ammassando caccia lungo il confine ucraino, intercettati 4 aerei da guerra del Cremlino vicino all'Alaska. E tra gli altri obiettivi, secondo un ex funzionario filorusso, Putin vuole riprendersi tutti gli insediamenti perduti nella regione di Kharkiv. Insomma, tutto farebbe pensare a un nuovo massiccio attacco russo, ma gli Stati Uniti continuano a frenare. A Bruxelles, intanto, secondo giorno del vertice NATO sulla fornitura di armi a Kiev. Il segretario dell'Alleanza Stoltenberg chiede di accelerare sugli aiuti militari. E intervenendo al Parlamento europeo di Strasburgo, il capo della diplomazia UE, Borrell, dichiara: è importante mandare i carri armati per un conflitto che potrebbe decidersi entro l'estate. A Borrell fa eco la presidente della Commissione von der Leyen, che propone un nuovo pacchetto di sanzioni, il decimo da 11 miliardi di euro. Immediata la replica di Lavrov: la politica dell'Occidente per trasformare l'Ucraina in una roccaforte antirussa sta raggiungendo il punto di non ritorno, afferma il ministro degli esteri russo, citato dall'agenzia di stampa nazionale TASS.